Dopo il recente restauro, il bellissimo palazzo Magnavin Foratti, detto il Lombardesco, si presta magnificamente ad ospitare arte ed emozioni. E nei giorni della festa del prosciutto, due artisti della città murata, Sandra Rossin, insegnante e grande appassionata di fotografia, e Franca Cavaggioni, titolare di Emozioni Sposa, hanno potuto creare emozione nei propri concittadini con le loro capacità. Sandra, per tanti anni insegnante e da sempre appassionata viaggiatrice e non semplice turista, ci parla della sua passione per i viaggi e delle motivazioni che l'hanno spinta ad organizzare questa mostra fotografica. La fotografia nasce dai viaggi, di cui io sono molto appassionata, e da lì è nata questa attitudine per la fotografia naturalistica in particolare. Questa è la terza mostra, le altre hanno avuto per soggetto i bambini, ecco, comunque l'uomo, invece questa volta riguarda più che altro i paesaggi. A me piace molto essere autonoma nei miei spostamenti, perché così ho modo di vedere posti che non sono turisticamente troppo gettonati ancora. È memorabile per me questo posto, che è la Patagonia, ed esattamente il parco de los Glaciares vicino al Perito Moreno. Abbiamo avuto la fortuna di vedere il Perito Moreno, che è uno dei pochissimi ghiacciai che ancora si conserva intatto e non si sta sciogliendo. È un'emozione per il fragore che si sente e per i colori indescrivibili, proprio inimmaginabili, che si vedono. Io sono innamorata dell'Africa, e quindi la Namibia, il Sudafrica, la Tanzania. Inoltre ci spiega il perché della scelta di stampare le proprie opere su tela. Queste sono foto stampate su tela, la stessa usata dai pittori, perché la resa è un po' diversa, può essere grafica in alcuni casi, in alcuni altri invece il soggetto fotografico riesce molto più ad entrare nella persona che lo guarda. I fotografi hanno apprezzato di più appunto il panorama, mentre gli artisti, i pittori, hanno apprezzato di più l'aspetto grafico che a volte la stampa su tela viene a dare. L'arte si incontra con il giorno più bello della nostra vita, al piano inferiore, dove Franca, titolare di Emozioni Sposa, ci mostra gli ultimi modelli e le ultime tendenze della moda del settore. La tendenza di quest'anno è che saranno gli abiti sempre più larghi e anche sempre tanto colorati. Facciamo su misura e anche su richiesta delle persone che ce lo chiedono, vengono in negozio con qualche foto a chiederlo. Questa è una delle ultime nostre creazioni. L'abbiamo realizzato su un tessuto di seta con un corpino tutto ricamato a mano. La tendenza è quella di un abito tutto intero rispetto al corpino e gonna che andava qualche tempo fa, e i fiori possono essere colorati oppure anche tutti in tinta. L'abito si personalizza in base alle esigenze della sposa. Ma le mani sapienti delle sarte e la mente creativa delle stiliste di Emozioni Sposa stanno già lavorando per la prossima collezione. Abbiamo una stilista anche in negozio che ci crea, che ci dà, oppure che realizza le idee della sposa, e poi le realizziamo prendendo il tessuto e lo facciamo proprio su artigianali proprio. La nostra stilista adesso sta pensando a disegnare i nuovi modelli per la prossima collezione del 2011, che poi presenteremo nella chiesa di San Benedetto domenica 21 novembre. Le curiosità sul mondo delle nozze poi non mancano mai. Ah, diciamo che sono sempre le spose, le femmine, quelle più esigenti, però anche i maschietti si stanno prendendo la rivincita. La cornice del Palazzo Lombardesco ha fatto da sfondo ad una moltitudine di emozioni. Originalissimi abiti e splendide fotografie sono state ammirate da centinaia di visitatori della città murata, stupiti dalla grande atmosfera di questo palazzo storico del XV secolo, nel quale è possibile ancora rivivere la magnificenza e la classe di quel tempo lontano.